Mamma mia, ragazzi, che batosta! Mamma mia, che dimostrazione di forza assoluta che ha fatto l'Inter ieri contro il Napoli. Contro le polemiche, tra quello che volete, comunque l'Inter ha dimostrato per l'ennesima volta di essere nettamente la squadra più forte del campionato. E nel caso in cui non dovesse vincere lo scudetto, sarebbe solo per, non so, per qualche errore fatto dalla stessa Inter, perché non c'è proprio nulla da fare. La Juventus non ha questa mole di gioco, questa mole anche di giocatori per riuscire a tenere testa ad un'armata del genere, perché ieri andare al Maradona e vincere 3-0, comunque con qualche assenza, perché non c'era Bastoni, perché dopo 18 minuti si è fatto male De Vrij, quindi due difensori centrali importanti per l'Inter, tutti e due assenti. È entrato Carlos Augusto come braccetto di sinistro, che sicuramente non è il suo ruolo più congeniale, lo ha dimostrato anche ieri che non è proprio il suo ruolo migliore, però comunque l'Inter ha tenuto alla grande i campioni d'Italia, li ha messi in grave difficoltà, anche se è stata sicuramente anche fortunata. Ha avuto un Sommer ieri in versione Superman, perché ha fatto delle parate Sommer mostruose, sembrava davvero assolutamente invalicabile e non si poteva assolutamente superare Sommer in alcun modo. Ha gestito alla grande probabilmente l'attaccante più dominante della Serie A senza troppi problemi, lo ha gestito senza quasi fargli toccare palla, perché Osimhen è stato quasi completamente fuori dal gioco del Napoli. Ha creato molto poco, si è reso poche volte pericolose, se non per quell'azione in area di rigore in cui è stato steso, però, e ci sono enormi polemiche per quanto riguarda proprio quel contatto che era anche sull'1-0 per l'Inter. Quindi la partita sarebbe comunque cambiata, forse anche completamente. Andiamo un po' a prendere in esame i gol, perché il primo gol, ci sono tantissime proteste del Napoli per un fallo di Lautaro Martinez a centrocampo su Lobotka. Un fallo che tutte le moviole della Serie A, anche di Sky, di tutte le varie radio, le varie televisioni hanno visto come un fallo abbastanza netto ed un gol che doveva assolutamente essere annullato. Ed è comunque un errore che è abbastanza grave. L'Inter è vero che non avrebbe neanche bisogno di questi aiuti, che però ogni tanto arrivano, e ieri è arrivato comunque un aiuto puntuale, perché il primo gol è abbastanza, a mio avviso, abbastanza netto. Quel fallo doveva essere assolutamente annullato, il gol dell'Inter. Nel secondo tempo, come ho detto, c'è un contatto su Osimhen abbastanza dubbio, se vogliamo, perché non è assolutamente un contatto netto e non è assolutamente un rigore netto che è stato negato al Napoli, perché non è una cosa oggettiva che quello sia calcio di rigore, perché in Italia magari quei contatti lì a volte li chiamano pure, però se andiamo magari fuori dall'Italia quei contatti non vengono mai chiamati, perché è un contatto estremamente leggero. Che però in Italia, come detto, anche il fallo magari su Christiansen è un contatto leggero, che però c'è il contatto, se vogliamo, io mi ricordo, il calcio di rigore dato al Sassuolo settimana scorsa contro l'Empoli. Quel contatto su Tolian che a mio avviso era di una leggerezza enorme. Ed è stato dato anche lì calcio di rigore. Il contatto, come ho detto, su Christiansen nella partita che c'è stata po poco prima, Sassuolo-Roma, un contatto leggero che però c'è stato. E secondo me anche ieri il contatto su Osimhen c'era, ci stava, il contatto c'è stato ed era leggero. E purtroppo non essendoci un'uniformità di regole, anche di scelta, perché a volte si danno, a volte no, non c'è un'uniformità, comunque si vanno a creare queste polemiche, ma è una cosa assolutamente normale. Poi l'Inter giustamente riesce a fare il gol del 2-0 e il Napoli crolla definitivamente, e poi subisce anche il terzo gol quasi in contropiede con la difesa praticamente ferma, un cross meraviglioso perfetto di Cuadrado appena entrato, e il gol di Thuram a porta vuota che riesce ad insaccare e a fare il 3-0. L'Inter è estremamente cinica, 4 tiri in porta, 3 gol, è sicuramente un qualcosa di un plus che all'Inter, e è qualcosa che invece a Napoli in quest'anno manca, perché se praticamente ha tirato lo stesso numero di tiri contro Sommer, che è stato sicuramente mostruoso, però non è riuscito mai a fare gol. Abbiamo visto un Osimhen un po' fuori dal gioco, come detto, un Kvaratskhelia che ha fatto una prestazione
estremamente negativa, un Lobotka un po' fermo sulle gambe, non è sicuramente il Napoli mostruoso anche a livello non solo di gioco, perché abbiamo visto dall'inizio dell'anno che il Napoli non è più quello, non ha più quel gioco meraviglioso che aveva l'anno scorso, ma anche dal punto di vista fisico il Napoli è estremamente inferiore a molte squadre. Non è riuscito a tenere testa per nulla dal punto di vista fisico all'Inter, come detto, molti giocatori sulle gambe. L'unico che secondo me si salva dall'inizio dell'anno, lo sto ripetendo, che è l'unico giocatore del Napoli che sta uscendo fuori, è Politano, che sta giocando, secondo me, il miglior calcio forse da quando è in Italia. Cioè da sempre, da quando è al Napoli sicuramente è il miglior Politano di sempre, anche meglio secondo me di quello dello Scudetto, perché questo Politano sta veramente trascinando il Napoli, perché anche ieri è stato il più pericoloso, ha colpito una traversa clamorosa, ha messo in difficoltà molte volte Di Marco, lo ha estremamente messo in difficoltà, ma non è riuscito comunque a fare la differenza. L'Inter con quei giocatori lì davanti ha avuto anche occasioni per fare anche più gol, con Lautaro che se ne è divorata una, adesso mi è venuta in mente, però estremamente cinica quando tira in porta l'Inter fa gol, e lo ha dimostrato per l'ennesima volta ieri andando a giocare a Napoli, comunque accettando anche il rischio di poter subire il gol, perché ovviamente il Napoli ha attaccato, soprattutto nel primo tempo si è reso molto pericoloso dalle parti dell'Inter, non è riuscito a segnare e l'Inter l'ha immediatamente punita con dei gol meravigliosi. Il primo di Çalhanoğlu bellissimo, quello di Barella forse ancora più bello, un'azione meravigliosa quella di Barella che segue il primo gol in campionato, che era solamente una questione di tempo, poteva arrivare con chiunque, è arrivato con Napoli in grandissimo stile. Partita molto molto importante per l'Inter, che dà un segnale forte al campionato e che un po', se vogliamo, aiuta forse anche un po' la Juve, se vogliamo, perché essendo che la Juventus, come dice sempre Allegri, l'obiettivo principale è quello del quarto posto, adesso la Juventus ha 9 punti su Napoli, che è quinto, anche perdendo la partita la prossima, che la Napoli avrà Juventus-Napoli, anche perdendo la prossima rimarrebbero a 6 punti di distacco. Un qualcosa che il Napoli assolutamente non può permettersi di fare. 14 partite, 24 punti e soprattutto una media, un rullino di marcia in casa, quello del Napoli, che è paragonabile alla Salernitana. Terribile. La Salernitana in casa in 7 partite ha fatto 6 punti. Il Napoli in 7 partite in casa ha fatto 7 punti. Un punto in più della Salernitana. Ed è un qualcosa che è una squadra che ha vinto lo scudetto, poi ha un rullino di marcia fuori casa mostruoso, paragonabile giustamente a Juve Inter, però non è un qualcosa di normale che il Napoli al Maradona praticamente si scompaia completamente dal campo, però fuori casa continui ad essere quella squadra molto forte che abbiamo visto anche l'anno scorso. E vedremo poi fuori casa contro Juventus cosa succederà. Fatemi sapere nei commenti se l'Inter con questa partita vi ha convinto definitivamente che vincerà questo scudetto, oppure se la Juventus secondo voi è ancora una delle favorite. E se secondo voi il Napoli, a mio avviso in maniera molto difficoltosa, potrebbe in qualche modo riuscire a rientrare in questa corsa. Fatemelo un po' sapere nei commenti, fatemi sapere nei commenti un po' cosa ne pensate anche dei dubbi arbitrali che vi ho elencato di questa partita, che sono molteplici, che hanno creato enormi discussioni, addirittura hanno portato Mazzarri a non fare neanche la conferenza stampa, perché sennò avrebbe parlato solamente di arbitri. Sappiamo che Mazzarri comunque è abituato anche a fare questo. Noi ci sentiamo e ci vediamo con un prossimo video. Vi ricordo ancora una volta, prima di chiudere il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciare like, commentare, condividere il video e andare in descrizione dove c'è il canale TikTok, dove oggi ci saranno tutti i video per quanto riguarda la Serie A. Mi raccomando, andate a seguire il canale e lasciare like. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!